Ciao a tutti! Benvenuti, bentornati sul mio canale, sono Mariano, come ogni mese una puntata dei miei video è dedicata a 5 prodotti che ho preso, provato per te ed ora ne facciamo la recensione, ma oggi davvero altissimo livello tecnologico per tutti i gusti. Direi di partire immediatamente, non prima di averti ricordato di iscriverti al mio canale e iscriverti al canale telegram, perché tutte queste cose passano per il mio canale telegram, dunque sarai sempre aggiornato, soprattutto quando sono in sconto. Il primo prodotto di cui ti parlo è una cosa a cui ho fatto, l'ho tenuto di punta da tantissimo tempo, e cioè da quando mi sono qui comprato il mio nuovo Mac mini M1, ehm, ho notato che l'M1 è un fantastico eh, oggetto, il Mac mini è un fantastico computer velocissimo, una scheggia con fronte a quello che avevo prima, precedentemente, ma ha diversi difetti. Il primo è che tutte le porte sono dietro il Mac mini quindi ogni volta che devi mettere un connettore devi azzeccarci stare attento lì il secondo difetto ancora più grande è quello della mancanza di porte e cioè abbiamo pochissime porte per estenderli dunque io avevo fatto la punta e tenevo così sott'occhio questo oggetto qui della Satechi splendido è un hub si mette, vedete, sotto il Mac mini e guardate quante possibilità di estensione abbiamo alzando leggermente il mio Mac Mini come al solito ti ricordo che questa non sarà un vero unboxing ma è una recensione dunque io l'ho già provato e quindi ti posso dire tutti i pregi e tutti i difetti guardiamolo immediatamente sul loro sito ecco guardate quanto è bello a me davvero è piaciuto subitissimo un oggetto del genere perché eh, ti permette di tantissime estensioni per il tuo Mac mini eh, guardalo te lo faccio vedere anche su amazon in questo momento costa 199.99 c'è anche uno sconto del 20% in questo momento e però eh, ti dà la possibilità proprio di estendere al massimo le potenzialità del tuo computer ti ricordo che il design è brevettato il che significa che tiene sollevato il tuo Mac mini modello 2018 e successivi, e consente di accedere facilmente alle periferiche usate più di frequente perché ce le hai tutte davanti. Tra l'altro, Cosa davvero fantastica, il fatto di poter avere sul retro un case per alloggiare un SSD. Sappiamo che per estendere il Mac mini di, di fabbrica ti fanno pagare i, i nostri amici Apple davvero tantissimi soldi. Se invece riesci a avere un oggetto del genere, puoi alloggiare sotto un SSD di eh, velocissimo e dunque risparmiare. Tantissimi soldi, quindi abbiamo una porta USB-C, tre porte USB-A, un lettore di schede micro SD e il jack cuffi. Eccolo qui, guarda l'ho risistemato dopo averlo provato eh, per te, tra l'altro, ho anche acquistato l'hard disk proprio per estenderlo ulteriormente. La marca Sateki è un brand riconosciuto a livello mondiale, quindi direi che possiamo davvero stare molto tranquilli. Vedete viene con questo case qui, io adesso tolgo la pellicola che già avevo tolto, però la rimetto qui e poi vedi come ah, rimango appiccicato, però ecco lo togliamo fuori adesso dall'imballo e eh, ti faccio vedere anche nei dettagli quello che ti sto dicendo vedi come qui c'è L'alloggiamento per l'hard disk esterno, mi raccomando, non deve essere NVMe, eh, ma solo SSD M2. Eh, poi magari ti lascio sempre in descrizione il link. Questa è eh, la USB-C che andrà collegata al tuo Mac mini. E inoltre, queste sono tutte le porte che hai visto anche precedentemente sul video. Quindi le avrai tutte accessibili e non ti dovrai. Dovrai più preoccupare di non avere abbastanza porte con il tuo Mac Mini. Si chiama Mini non a caso. Non lo posso assolutamente chiamare gadget, perché questo è un vero e proprio strumento tecnologico che mi farà risparmiare tantissimo tempo e mi agevolerà tantissimo nella gestione. Ad esempio, sull'hard disk esterno io andrò a mettere time machine per il backup del mio. L'ultima cosa che ti dico è che se ad esempio non lo vuoi con l'alloggiamento per la SSD, il costo è di circa 69 euro. Poi ti lascio tutti i link. In descrizione. L'altro prodotto di cui ti voglio parlare è un deumidificatore, ma anche con la possibilità di oli essenziali. Mi sono portato un po' avanti, siamo a agosto, direi che mi sono portato avanti per l'autunno-inverno. Infatti nell'emisfero settentrionale spesso eh, gli inverni sono molto più secchi delle estati, che sono molto più umidi. Però questo non è solo un deumidificatore, ma è anche, cioè, abbiamo anche la possibilità di... Eh, avere degli aromi quindi di eh, mettere all'interno del mio ufficio qui dove insomma sono sempre abbastanza stretto e quindi eh, ho bisogno anche io di profumatori dell'ambiente non solo anche proprio per deumidificare l'ambiente dove sono sempre e dunque ti parlo di questo qui che ho trovato scusami ho trovato in rete ti dicevo mi sono portato un pochino avanti ma la bellezza fantastica di questo è che senza nessun hub abbiamo la possibilità di collegarlo a tutti i nostri assistenti vocali, in particolare, cosa molto rara, anche a tutto l'ecosistema Apple, quindi l'ecosistema domotico della Apple. Poi te lo faccio vedere. Direi di passare immediatamente al loro sito, eccolo qui, guardate, vedete come Apple HomeKit. Amazon Alexa, chiaramente, ed anche la parte di Google. Quindi, poi ti faccio vedere anche eh, come si può interfacciare con il tuo cellulare. Eh, ti faccio vedere anche su Amazon, in questo momento è a 59,99 e vedete come è un diffusore smart di oli essenziali. Attenzione, gli oli essenziali non sono inclusi. Con un semplice comando vocale o un tocco nell'applicazione, il diffusore Flow Bud profuma istantaneamente l'intera stanza. Guarda, te lo assicuro: aggiungendo qualche piccola goccia di olio essenziale naturale, ti puoi rilassare con il profumo di qualsiasi essenza che magari a te ti piace. Forza, vediamolo anche da questo lato, è un pochino grande, però ti voglio far vedere tutte le cose che contiene. Ecco, guarda, te lo faccio vedere così ti rendi conto che questa è la scatolina dove abbiamo eh, soltanto la parte di collegamento. Eccolo, eh, ora lo monto ed eh, eccolo qui, te lo faccio vedere anche di fronte, così magari ti rendi conto, eccolo vedi abbastanza, diciamo, di design, quindi si può adattare benissimo alla tua stanza ed è un oggetto che non è così anonimo può davvero essere gradevole qui abbiamo la parte di collegamento un contenitore con cui poi posso graduato posso inserire l'acqua qui adesso mettiamo la presa europea vedete come ho rifatto il re unboxing che è la cosa più complessa di questi giorni eccolo guardate come posso accenderlo posso spegnerlo e poi adesso se dovessi mettere l'acqua potrei anche eh, avere tutta la parte insomma di umidificazione. Funziona chiaramente anche con comandi vocali. Nella loro applicazione possiamo avere tantissime altre opzioni, come ad esempio impostare degli orari. Possiamo vedete adesso non c'è l'acqua, però possiamo dire qual è il bersaglio, vedete attuale l'umidificazione, lui dice che è al 65%, posso portarla con un tar Ecco, più in avanti, posso decidere qual è il volume di aria in uscita e davvero, magari anche appunto il conto alla rovescia. E davvero ho tantissime altre opzioni dal loro, eh, dalla loro applicazione. Quindi, anche questo accessorio a me è piaciuto davvero tantissimo e lo sto utilizzando anche in estate chi lo ha detto che i tablet debbono per forza costare una esagerazione non è assolutamente vero guardate questo che ho preso un QBot Tab 30 eh, ti dico che mi ha davvero stupito il prezzo è medio ed ha delle prestazioni davvero molto convincenti a mio avviso per lo meno per quello che devo fare io e cioè guardare Netflix, scaricare la posta giocare e questo è una cosa molto importante eh, quindi per il mio utilizzo quotidiano questo tablet non ti sveni ma hai davvero un ottimo prodotto vediamolo immediatamente sul loro sito guardate Tab 30 ecco eh, qui puoi vedere tutte le caratteristiche e cioè guardate hai 4 GB di RAM più 128 GB di ROM, uno schermo da 10.1 pollici è davvero molto fino, poi te lo faccio vedere proprio dal vivo e da questo processore T618 octa core che ti dà una fluidità di gioco e di esperienza molto Entusiasmante. On board hai Android 11 ed una batteria davvero molto, molto soddisfacente. Il design a me è piaciuto davvero tanto: hai una fotocamera da 13 megapixel sul retro, e invece una fotocamera frontale da 5 megapixel che puoi utilizzare per tutte le tue chat video, per chiamate, riunioni online e cose del genere. La batteria ne abbiamo già parlato e direi che l'esperienza con questo QBOT Tab 30 è molto, molto buona per quanto mi riguarda, perlomeno per quello che devo fare io. Forza, facciamo il finto unboxing insieme perché già ci ho giocato davvero tantissimo. Lo vediamo qui, eccolo: arriva con una scatola molto elegante. E la cosa che mi ha stupito è il fatto che già arriva con la sua custodia. E questo è molto interessante. Non solo, arriva anche, scusami vedi, questo l'ho rimesso io, arriva anche con, ecco, ecco qua mi è saltato, però arriva con la pellicola, ehm, già il vetro già installato. Il vetro, dico, protettivo già installato. Quindi vedete, questo è già un vetro. Installato installato protettivo ancora lo accendiamo nel frattempo che si scalda ti faccio vedere tutte le altre cose che ci sono all'interno e cioè il caricatore che ormai quasi è anche una cosa rara un riduttore da usb a usb c poi abbiamo appunto il caricatore U, il cavo usb c usb c e guardate cosa rarissima anche le cuffie. Nota bene: possiamo inserire anche una scheda SIM 4G oppure collegarti con l'hotspot per navigare tranquillamente e quindi abbiamo anche lo slot non solo di espansione della memoria ma anche per una sim 4g oltre ai video che hai già visto guarda eh, l'esperienza direi che non è niente male chiaro che poi dipende un po' anche da tutte le tue esigenze da quanto tu sei esigente però direi che per il mio utilizzo quotidiano, di ogni giorno, io sono più che soddisfatto. Entra immediatamente online, riesci a navigare immediatamente. Guardate qui: non è niente di finto. Guardate come immediatamente ecco. È partito il corso che sto seguendo, non abbiamo nulla da invidiare ai più blasonati tablet che magari poi ti svenano per quanto riguarda il costo. Il costo, infatti, non te l'ho detto, te lo faccio vedere immediatamente anche qui su Amazon. Tablet 10 pollici, Cubot 128 GB di ROM e 4 di RAM 512 DSD. Espandibile, ecco guardate: 249,99. In questo momento possiamo anche applicare uno sconto di 15 euro. Poi, qui ti puoi vedere tutte le cose di cui abbiamo già parlato ed inoltre anche tutte le caratteristiche per vedere se effettivamente fa o no al tuo scopo ed ora giocatori di tutto il mondo tenetevi forte e cioè ho voluto provare una tastiera da gamer l'ho voluta provare perché volevo vedere se anche faceva per me che non sono un gamer da computer eh è caduto tutto? Non sono un gamer da computer, ma sono un gamer ecco, da tablet, diciamo così, all'antica. Eh, nel frattempo, ecco, ti dico che ho voluto provare questa ehm, tastiera della Blitz Wolf perché è una marca che già avevo provato per altre cose e sono rimasto stupito. Perché questa tastiera è davvero molto, molto bella e crea un'atmosfera per quando farò... I prossimi video entusiasmante tra l'altro ti dico che è compatibile con tutti i telefoni cellulari tablet e laptop e supporta il passaggio rapido tra un massimo di tre dispositivi quindi potresti shiftare come si dice da un dispositivo all'altro con la stessa tastiera ci sono 20 modalità di retroilluminazione rgb queste modalità di illuminazione possono offrirti un ambiente di gioco davvero affascinante, ma direi un ambiente di lavoro affascinante. Tra l'altro abbiamo anche gli strumenti per togliere i tasti, i gamers sanno ciò di cui sto parlando e eh, si possono togliere i tasti a caldo. La vogliamo vedere insieme? No. Prima ti faccio vedere il sito, eccolo qui. La puoi acquistare su Banggood, poi ti lascio tutti i link in descrizione. Guardate che carina, dai! Un po', un po' diciamo così estrema, però a me è piaciuta davvero tantissimo. Qui abbiamo tutte le caratteristiche che però ti faccio vedere dal vivo, forza! Vediamola un po' insieme, eccola qui, la tiriamo fuori. L'ho reincartata un po' alla bene in meglio come ho potuto Opla, eccola qui guardate oh, è bluetooth eh, questa tastiera quindi tu la puoi collegare tramite il cavo usbc che abbiamo in dotazione eccolo qui ed anche funge da ricarica altrimenti la eh, puoi utilizzare proprio bluetooth ecco questo è quello di cui ti stavo parlando di cui i gamers conoscono serve per rimuovere i propri tasti eh, il manuale è anche in italiano e ti serve perché devi capire quali sono le combinazioni di tasto non sono difficilissime eh, ma adesso momento di silenzio ti faccio ascoltare la musica Dai, davvero molto molto carino. Eh, guardate, il tra l'altro è molto pesante, quindi proprio a dire che la ergonomia è molto molto solida. Abbiamo anche le alette qui per metterla in maniera più ergonomica. Direi, per chi è un gamer, questa non ti sveni perché hai visto, costa sui 45 euro, uno dice "Beh, per una tastiera è tantissimo", ma guardate che i gamers spendono tantissimi soldi, fai un figurone, ma anche per coloro che non sono gamers, questa ha una sua un suo perché, davvero una sua ergonomia, io mi sono trovato davvero benissimo a scrivere senza guardare i tasti. E l'ultimo, l'ultimo, ma non per merito, perché è quella che ho cercato davvero tantissimo. Io sono spessissimo davanti al computer, davanti al computer, io non guardo solo le cose sui siti, ma studio spesso, quindi ho dei libri da studio, eh, quindi studio, leggo e così via. E come fare? Avevo una lampada che ancora è qui perché l'ho dovuta smontare, però mi occupa tantissimo spazio sulla mia scrivania e quindi cercavo questa, e cioè una lampada che mi si inserisse uh, sul sopra il bordo del mio monitor. E l'ho trovata, cercata e trovata. È questa della Kuntis LED Monitor Light PC. Guardate. A me ha stupito davvero tantissimo e non farò a cambio. Quindi toglierò la mia lampada e adesso l'ho avuta già per una decina di giorni qui e non ne posso più fare a meno perché mi permette di lavorare sempre in maniera produttiva, riuscendo a farmi riposare gli occhi. Molto semplice da installare, dal momento che si adatta a qualsiasi monitor eh, e la lampada è collegato tramite la USB-C ad una tua USB normale, quindi l'USB-C la metti sulla lampada e l'USB normale e il cavo è all'interno, La metti sul tuo computer. Io ad esempio la metto sulla USB del mio monitor. La lampada possiede la certificazione anti luce blu e quindi ti permette di lavorare e di giocare anche di notte al computer. Il primo pulsante a sfioramento, perché sono tutti a sfioramento, eh, ti permette eh, di regolare la luminosità anche a seconda della, eh, della luminosità della stanza, il che significa che automaticamente regola la luminosità a seconda se sei al buio oppure sei in una stanza luminosa e così via. Hai ah, la possibilità anche manualmente di eh, impostare se più o meno luminosità ed inoltre anche la temperatura del colore. Sono belli tutti i tasti a sfioro che ci sono. La vediamo insieme? Eccola qui, eh, guardate l'ho dovuta reimballare con mio grande, grande eh, dispiacere. E eccola, la marca è Cuntis. Poi ti faccio vedere anche quanto costa. Eh. Il manuale in italiano ha più o meno le cose te le ho descritte io. Questo è... Il supporto che poi aggancerà la lampada da questo lato ed andrà sul tuo monitor dall'altra, e ti ho fatto vedere nel video come si fa. Questo è il cavo di collegamento e questa è la fantastica lampada LED di cui ti ho parlato fino ad adesso. Ti faccio vedere quanto è lunga, eccola, guardate, te la faccio vedere anche da quest'altra parte. Eccola, vedete, lunga, va benissimo per tutte le tipologie di monitor e questi sono i tasti a sfioro di cui ti ho parlato. L'accensione il fatto di impostare la luminosità in maniera automatica, il colore e la luminosità. Questo è il sensore. Non posso più fare a meno. Ecco, vedete, ha acquistato questo articolo. Ecco, vediamo un po' quanto costa. Costa sui 50 euro. Guardate, li vale tutti. Ed ora c'è un coupon di 5 del 5%. Te lo faccio vedere anche sul loro sito. Eccolo qui: poi lo puoi acquistare dove vuoi, eh, guardate con le foto ti rendi ben conto oltre quello che ti ho detto di tutte le potenzialità che questa lampada ha in sé beh dai, direi che io ti ho fatto vedere questi 5 prodotti, scrivimi qui nei commenti cosa ne pensi, ti lascio tutte le cose in descrizione, ti ricordo di, uno, iscriviti al mio canale, 2. iscriviti al canale Telegram perché tutte queste cose passano assolutamente su Telegram. Ora ti saluto con il mio ciao ciao e ti auguro un ottimo lavoro, un buonissimo studio, una vita splendida e grazie infinite della pazienza.